Amici del Portale del Verde, buongiorno. Oggi voglio documentare una cosa triste che mi è appena successa. Al di là della bella giornata che sembra in corso in questo momento, circa un'oretta fa, qui c'è stata veramente il diluvio universale e è arrivata quasi una tromba d'aria, ma più che una tromba d'aria erano raffiche di vento continue. E ahimè, quello che vedete qui di fronte è il mio pino marittimo che dopo 22 anni è crollato. E che dire, io ho la pelle d'oca in questo momento, sto girando questo video, sono scosso perché ho passato più di un'ora ad attendere di poter uscire di casa perché non si riusciva ad uscire per potermi rendere conto della situazione e oggi voglio documentarla soprattutto, vabbè, da una parte per così confermare che i cambiamenti climatici sono in corso perché qui tutto si poteva pensare oggi tranne che venisse così, in un attimo una situazione del genere, tra l'altro non era neanche previsto qui nella mia zona, neanche il radar dei temporali dava segnali di maltempo, ma soprattutto di così tanta furia del vento. Adesso vi faccio vedere, comunque, al di là di quello che è successo, utilizzo questo evento non negativo, negativissimo, per così spiegare un poco come può succedere anche una roba del genere. Come vedete, la pianta era veramente una grande pianta. Stiamo parlando qui dove c'è il tronco, stiamo parlando di un tronco più o meno di 90-100 centimetri di diametro e l'altezza possiamo stimare almeno di 20. Possiamo dire 20 metri, 22 metri, quindi e appunto un'età di esattamente 22 anni. Ma che cosa è successo? È successo che, come potete vedere, le radici del pino marittimo non hanno una struttura così sufficiente per poter reggere alla furia del vento. Da quella parte, come vedete, ma appena sottoterra, stiamo parlando di circa 20 centimetri, c'erano due, tre grandi radici, là c'è un'altra che andavano verso la parte più bassa del terreno, il terreno è leggermente in discesa, e nella parte invece così in salita del terreno, come vedete, ce n'è una laterale, un'altra di lì e questa qui che potete vedere quanto è grossa, non stiamo parlando di una radice che avrà 10 centimetri di diametro contro invece quelle che erano più o meno di 30 centimetri. Non c'è il fittone in questo caso, c'era un'altra radice lì spezzata, però poca roba. Questa è la situazione del pino marittimo, situazione un po' simile a quella degli abeti rossi, quelli che ahimè anni fa sono stati sradicati dalla furia del vento in quel di Belluno. Purtroppo le radici quando non sono in profondità nel terreno non hanno la tenuta che possono avere invece per dire quelli dell'abete bianco. Quindi l'apparato radicale sicuramente è debole nel pino marittimo così come nell'abete rosso. Questo ecco da considerare quando noi andiamo magari a mettere una pianta in giardino, di certo adesso ne terrò conto, al di là del fatto che veramente la furia del vento è stata incredibile. Niente, io chiudo questo video, è la prima volta che giro un video in toni così sommessi, non è nel mio stile, però volevo rendervi partecipi. Come sempre un pollice in su, iscrivetevi al canale, alla prossima. Ciao!